e abbiamo detto che la storia della musica italiana è stata piena di censura e le canzoni non dovevano avere neppure a malapena evidenti riferimenti a sesso, religione, droga, politica. Abbiamo parlato del periodo del fascismo e della prima repubblica. Repubblica italiana anni 60, siamo negli anni 60, gli anni del miracolo economico e della contestazione giovanile, la censura spazia tra sesso, politica, religione. E andiamo a vedere proprio nel 1960 la Fonicetra ritira il 45 giri di Domenico Modugno libero perché accusata di libertinaggio. E sul lato B c'è la canzone Nuda. Nuda, una parola volgarissima ai tempi, e infatti è ritenuta oscena. E pare che sia stata scritta da Modugno per la moglie. Non era possibile modificare il brano, quindi il lato B del 45 giri venne sostituito con un altro brano. Siamo nel 1966, il mitico Gianni Morandi canta C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stone, scritta da Migliacci. Appena la sentì Gianni Morandi, la canzone si innamorò e la voleva cantare a tutti i costi, ma la casa discografica si oppose perché non voleva far cantare una canzone così di protesta proprio a lui, a Gianni Morandi. Perché siamo proprio nella guerra in Vietnam, l'America è in guerra con Vietnam. Quindi la canzone incappò subito nelle mani della censura televisiva per i versi. Mi han detto va nel Vietnam e spara i Viet Cong, adesso è morto nel Vietnam. E la canzone andò in onda qualche volta in radio, ma in televisione dovettero sostituire le parole Vietnam con ratatatà, Viet Cong e Vietnam con Corfu e Cefalù. Ci fu persino un'interrogazione parlamentare nei confronti dell'autore Migliacci, che gli si diceva come si permettesse ad un autore di musica leggera di criticare la politica estera di un paese amico come gli Stati Uniti. Ancora 1966 è la volta dei Pooh, con la canzone Brennero 66, che parlava delle vittime del terrorismo altoatesino, dove venivano uccisi poliziotti e guardie di frontiera. Il brano fu proposto a Sanremo e fu scartato. L'anno dopo fu proposto al Festival delle Rose, fu scartato pure lì. La commissione impose di sostituire il testo e venne eliminato il verso dove diceva t'hanno ammazzato quasi per gioco, e venne sostituito anche il titolo da Brennero 66 in Le campane del silenzio. Inizia anni 60, apro una piccola parentesi, stagione dei cantautori, cantautorato, Fabrizio De André il più colpito dalle censure, che infatti viene denunciato anche da un pretore per Carlo Martello, Ritorno alla battaglia di Poitiers, testo di Villaggio, e poi il testamento e la guerra di Piero vengono proprio oscurate, prima in radio, poi in TV. Nel 1967 Mina canta e incide la canzone di Marinella, dove la porta al successo, c'è la canzone che è André, e nel 1975 De André a Viareggio alla Bussola canta per la prima volta la canzone di Marinella ritenuta pornografica, e infatti viene subito censurata per il testo scritto che diceva prima fu una carezza ed un bacino, poi si passò decisi sul ponte e sotto la minaccia del rasoio fosti costretta al biascico e lingò parapapam. Siamo nel 1966, si sta registrando il brano Se telefonando, cantata da Mina, testo scritto da Maurizio Costanzo. Ma al momento della registrazione, cantanti, autori e censura si resero conto che il verso Poi nel buio la tua mano d'improvviso sulla mia avrebbe
potuto dare adito a doppi sensi e così venne sostituita con poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. Ma al momento della registrazione Mina volle che vengano registrate tutte e due le versioni. Mina, birichina, 1967, i Nomadi incidono per fare un uomo, una canzone scritta da Francesco Guccini l'anno prima, andrà nel lato B del singolo Dio è morto. Anche questa canzone ebbe una censura per il verso: per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per farlo vero un istante d'amore, che alludeva al rapporto sessuale, una roba incredibile. Venne sostituito con per fare un uomo ci vogliono 20 anni, per fare un bimbo un'ora d'amore. Ecco, risolto tutto. Parapaparapapam, parapaparapapam, parapa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 
altro classico che subì la censura per il tema trattato, di questa prostituta che va in questo paesino tranquillo, ma poi anche per l'amore sacro, l'amor profano, che fu un verso religioso abolito subito, e la canzone fu giudicata intrasmissibile e rimessa in trasmissione nelle radio qualche anno dopo. Parapaparapapam, pam! 1967, ancora i Nomadi con Dio è morto, censurata per offesa alla religione. Questo è un altro caso di censura radiofonica, e questa famosissima canzone, scritta, composta da Francesco Guccini nel 1965 e cantata 3 anni dopo dai Nomadi per parlare ai giovani di Dio con nuove parole. Ma certo non era offensiva e fu censurata proprio per il verso, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge. In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto. La censura della RAI ci vede un'offesa alla religione. Ma la cosa strana e ridicola che Radio Vaticano la riconosce come una canzone dal valore artistico e la trasmette. 1969, Herbert Pagani riprende una canzone vecchia di Edith Piaf, Albergo a Ore, e fu censurata perché troppo esplicita e istigava al suicidio per amore. E parla, sì, di due amanti che vanno su camera, la numero 3, e quindi Albergore fu assolutamente incompatibile con la censura d'ascolto di questo brano, che tra l'altro è bellissimo, vi consiglio di ascoltarlo, lo puoi trovare nella playlist di YouTube dove ho messo tutte le canzoni censurate, oppure anche nella playlist di Spotify nel mio link, sempre in descrizione. E quindi viene oscurata, non trasmissibile neanche questa, e la potevi ascoltare solo nei concerti, tra l'altro interpretata da Paoli e da Vanoni. Il 28 agosto 1969 la magistratura dispone il sequestro di tutto il territorio nazionale del singolo, ma addirittura a rogo, proprio da bruciare fisicamente, del brano Je t'aime mon en plus di Serge Gainsbourg e Jean Birkin. Il brano venne costantemente trasmesso nei jukebox di tutte le spiagge italiane e arrivò questo brano, pur essendo ritirato dal mercato, in vetta nelle classifiche italiane. Nell'estate arriva anche la versione italiana con Giorgio Albertazzi e Anna Plockener. Ti amo e Dio di più. Puoi ascoltarlo nella mia playlist di YouTube o nella playlist di Spotify. Per oggi abbiamo finito, abbiamo ancora gli anni 70, 80, 90. Se ti è piaciuto il video metti un like, altrimenti puoi iscriverti cliccando la campanellina, così sarai sempre aggiornato. Ciao e grazie.